PDL casertano inaugura la nuova sede del partito in Corso Trieste 146 e lo fa con ospiti d'eccezione come il coordinatore nazionale Denis Verdini. Presenti all'incontro anche Nicola Cosentino, Mario Randolfi, Pasquale Giuliano, Sergio Vetrella e candidati sindaci Pio Del Gaudio, Federico Simoncelli e Pasquale Deli Paoli. Tutti i relatori hanno sottolineato con decisione il nuovo spirito unitario che sarebbe guidando il partito sia a livello locale che a livello nazionale. Un processo di democratizzazione del partito, dando vita al tesseramento e ai congressi che si svolgeranno con la chiusura dei tesseramenti a luglio nell'autunno di quest'anno. Quindi, come dire, siamo in una fase espansiva e ne siamo felici. Noi siamo convinti di vincere questa battaglia per la storia del PDL di Caserta, per i risultati avuti e per i sondaggi che ci stanno dando soddisfazione. L'intero PDL è con noi a lavorare. Questo è un messaggio estremamente importante, io lo sapevo già ovviamente, non ho mai avuto dubbi, lo ribadisco mille volte. Quello che affido, ecco, agli amici, ma soprattutto alla stampa, è questo messaggio d'unità, e ringrazio tutti quanti. Come candidato sindaco della città di Caserta, io ho tutta la provincia che mi sta aiutando, tutti gli interi partiti della coalizione che sono scesi a Caserta per darmi una mano, ne sono onorato, ne sono orgoglioso e sono certo che il 15 e il 16 vinceremo le elezioni al primo turno.